Henri-Julien Félix Rousseau è stato un pittore francese, antesignano di quella che verrà chiamata art naïf, un tipo di arte completamente slegata dalla realtà culturale e sociale. Di norma l'artista naïf è un autodidatta che non ha frequentato alcuna scuola artistica e non è stato guidato da alcun maestro. Henri Rousseau, ad esempio, quando comincia a dipingere, di mestiere fa il doganiere. Ancora oggi l'artista è conosciuto come Le Doganier. Espone per la prima volta a 42 anni al Salon des Indépendants, esposizione a cui ogni artista poteva avere accesso a patto che versasse una simbolica quota annuale. Il Salon des Indépendants era nato nel 1884 in contrapposizione al Salon Officiel de Paris, che esponeva solo opere passate al vaglio da una giuria di ammissione. I giudizi sul valore delle opere di Henri Rousseau non furono incoraggianti. I critici denigrarono apertamente il lavoro dell'artista per la scarsa capacità di rappresentare fedelmente la realtà e per la tecnica rozza e infantile. Alcuni artisti, tuttavia, apprezzarono la forza selvaggia dei suoi dipinti e la prorompente libertà creativa di Rousseau. Le opere di Henri Rousseau hanno una carica fortemente onirica. I personaggi delle sue opere paiono giungere da una dimensione fiabesca e irreale, spesso immersi in una fitta vegetazione che avvolge e cattura lo spettatore con il suo potere ipnotico. Lo stesso Rousseau, mentre dipingeva soggetti immaginari, a volte si bloccava e quasi spaventato si affrettava ad aprire le finestre per permettere agli spiriti evocati dal dipinto di lasciare la stanza. Nonostante un innato talento, Henri Rousseau non navigava certo nell'oro. Lasciato il lavoro come doganiere nel 1893, cominciò a vivere impartendo lezioni di violino e disegnando ritratti di famiglia ai conoscenti in cambio di un esiguo compenso. Nel 1907 Henri Rousseau fu coinvolto in un caso di frode bancaria e finì in carcere. Già da ragazzo, del resto, era finito in prigione per aver rubato denaro e francobolli dallo studio di un avvocato presso cui lavorava. Se oggi conosciamo l'arte di Henri Rousseau è anche perché la sua storia ha incrociato quella di Picasso. L'artista spagnolo trovò per caso un dipinto di Rousseau da un rigattiere e lo acquistò per poco. Picasso fu colpito dall'opera e andò a trovare Rousseau, ormai 74enne, nel suo studio, in compagnia di altri artisti. Se Picasso stimasse realmente l'anziano Rousseau non è dato saperlo. Quello che sappiamo è che organizzò una cena in onore dell'artista che si dimostrò essere una farsa. Gli ospiti, infatti, con scherzi e beffe, si presero gioco di Rousseau, noto ai colleghi per il suo carattere ingenuo e la sua propensione al bere. L'artista si prestò allo scherzo e il giorno dopo scrisse una lettera a Picasso per ringraziarlo dell'onore ricevuto. Spesso criticato, a volte bonariamente schernito, Henri Rousseau stupì tutti nel 1910, quando esibì al Salon des Indépendants la sua opera più famosa, Il Sogno, un immenso viaggio in un mondo irreale e misterioso che affascina e atterrisce lo spettatore. L'artista presentò l'opera insieme a una breve poesia che narrava la storia celata dietro la tela. È il lascito dell'artista che morì quello stesso anno. Al funerale parteciparono solo 7 persone.